La trasfigurazione è un avvenimento fondamentale, successo 2000 anni fa, il passaggio di consegne tra Mosè e Gesù. Ed è una tappa nel cammino di fede alla quale ogni cristiano dovrebbe giungere, la scoperta della bellezza di Gesù. Ed è il cammino che ogni essere umano è chiamato a fare, trasformarsi in Dio. Primo, la trasfigurazione è il passaggio di consegne tra Mosè e Gesù, tra l'Antico Testamento, che ha al centro la legge, e il Nuovo Testamento, che ha al centro una persona, Gesù. Non rimase se non Gesù solo, dice il Vangelo di oggi. E il Padre dice: questi è il figlio mio prediletto, l'amato, ascoltatelo. Lo stesso Padre che prima aveva donato la Torah, la legge, dal monte Sinai, ora da un altro monte, il monte Tabor, dona suo figlio, che definisce erede di tutto. L'amato vuol dire l'erede. Nell'antica alleanza Dio parlava moltissimo, parlava ai profeti, parlava ad Abramo, parlava a Mosè, gli ha rivelato i 10 comandamenti, 613 precetti della legge. Nel Nuovo Testamento solo 2 volte si sente la voce di Dio. La prima volta al battesimo di Gesù, parla a Gesù: tu sei mio figlio. La seconda volta alla trasfigurazione, parla ai discepoli: questo è mio figlio, ascoltatelo. Cioè, adesso non parlo più io, adesso parla lui, adesso è lui che dovete ascoltare, non più me. Quello che vi direi io ve lo dirà lui, perché è lui la mia parola. Lui è il Verbo di Dio, la parola di Dio, il messaggio di Dio al mondo. Non c'è più niente da dire. In Gesù c'è tutto ciò che Dio ci vuole dire. C'è tutte le risposte. Secondo, con la trasfigurazione gli apostoli hanno scoperto la bellezza di Gesù. Pietro esclama: che bello per noi stare qui. È il dono di vedere Gesù come lo vede il Padre. È la scoperta che Gesù è il bello. È innamorarsi della bellezza di Gesù. Dio è innamorato di Gesù Cristo e anche noi ce ne innamoriamo. Dio ti dona di vedere Gesù con il suo sguardo. E dopo, lo sguardo di Dio non ti abbandona, vedi tutto col suo sguardo, ti apri all'esperienza della bellezza. Cominci a notare la bellezza delle cose, la bellezza delle persone, che poi è Gesù. Perché che cos'è? La bellezza che c'è in te è Gesù che vive in te. Terzo, la trasfigurazione, in greco metamorfosi, il termine greco sarebbe metamorfosi, trasformazione, divinizzazione, trasformazione dell'uomo in Dio. Il senso della nostra vita è che traspaia sul nostro volto e nella nostra vita il volto di Dio. La traduzione letterale greca del termine greco usato è appunto metamorfosi, come dicevo prima. Conosciamo nella letteratura e nei miti le metamorfosi. Non so se avete letto le metamorfosi di Kafka, questo uomo che si trasforma in uno scarafaggio. Ma prima ancora c'erano le metamorfosi antiche. Gli dei assumevano forme umane. Di solito per fare qualche pasticcio
nel mondo. Qui parliamo di una metamorfosi diversa. Non è Dio che si trasforma nell'uomo, ma è l'uomo che si trasforma in Dio. Le grandi domande di senso: da dove vengo? Dove vado? Dove si va a finire? Ecco, la trasfigurazione di Gesù è la risposta a queste domande. Il tuo destino è diventare come Dio. Dio ti dona questo e lo fa gratis. In noi ci sono due vite, la vita naturale e la vita soprannaturale. La prima nasce dalla materia dell'universo, del Big Bang, dall'evoluzione. La seconda è frutto dello Spirito Santo. Ma sono entrambe doni meravigliosi, miracoli divini. Solo che la vita naturale prima cresce, poi invecchia, poi muore. È fatta così. È provvisoria, anche se è bellissima. Invece la vita soprannaturale non smette mai di crescere. Anzi, potremmo dire che ringiovanisce. La puoi perdere con il peccato, ma se ce l'hai cresce sempre. La vita naturale prima o poi invecchia, ma la vita soprannaturale non invecchia mai. La vita naturale dopo un po' ti sfigura. Le rughe, gli acciacchi, eccetera. La vita soprannaturale ti trasfigura. Sfigurazione, trasfigurazione. Avete tutti conosciuto dei vecchietti con il sorriso luminoso. Ma non sono tutti così. Ci sono anche dei vecchietti antipatici, eh? È vero? Dipende se sono stati docili o no allo Spirito Santo. Possiamo dire che da giovane c'hai la faccia che ti ha donato la mamma, no? Quella che, con cui sei nato. Ma da vecchio c'hai la faccia che ti meriti. Il tuo volto, cosa traspare il tuo volto, è frutto delle tue scelte, è frutto di quello che sei stato nella vita. E allora amiamo questa vita naturale, è un dono meraviglioso, ma amiamo anche questa vita soprannaturale. Lasciamo che traspaia questa luce dal nostro volto, dalla nostra vita. Basta dir di sì, basta lasciar fare a Dio, non dipende da te. Basta un po' di umiltà, di docilità.